Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa serata a tutti voi, cari figlioli, e ben ritrovati con il nostro appuntamento del martedì sera, il cosiddetto martedì bellico. Da un paio di puntate, esattamente cinque con questa, abbiamo iniziato dentro il contesto del martedì bellico una serie di riflessioni tratte dal mio libro appena uscito, Chiesa, dove vai? Il titolo è a effetto, mi rendo conto, Chiesa, dove vai? La Chiesa ha una direzione che è, direi, è l'escaton, il cielo, no? La Chiesa esiste, come dice il Concilio Vaticano II, come sacramento universale di salvezza, Lumen Gentium. Ecco, non dimentichiamo questa bellissima espressione, luce delle genti, perché è la presenza sacramentale di Cristo, di Gesù Cristo Salvatore. Quindi il titolo è una provocazione, potremmo dire, come a dire, un momento, che sta succedendo qui? Il nocchiero dov'è? Prima di tutto, secondo, che direzione ha preso? Se ha preso questa direzione vuol dire che non è il nocchiero. È ovvio. È ovvio. Cioè, se una nave, anche da crociera, avete mai visto le navi da crociera? Non parlo a caso di nave perché, come sapete, lo dicevo anche nella diciamo, puntata a Canale Italia qualche venerdì fa. E quando mi chiedevano che cosa io pensassi della Chiesa, soprattutto l'immagine della navicula, una delle immagini patristiche più antiche, molto cara a Benedetto XVI, tra l'altro, la navicula Petri o navicula Christi, indifferentemente, cioè la navicella, potremmo dire, di Pietro o della Chiesa. Infatti l'immagine un po' di copertina vuole rappresentare proprio, come vedete, questa idea della nave, dentro ci sono gli apostoli, i due apostoli, i primi due chiamati dal Signore, però Gesù è lì. Ecco, allora, avete mai visto le navi da crociera? Penso di sì. Le navi da crociera sono immense. Io in una delle tappe la settimana scorsa, forse esattamente martedì scorso come oggi, se non ricordo male, eravamo a Genova. E poi al mattino io faccio sempre un po' di movimento per tenermi in forma, si vede, no? E allora ho visto una nave da crociera immensa e doveva essere scandinava, credo, e doveva essere norvegese, qualcosa del genere. Immensa, guardate. E pensavo io che distribuita in termini di ampiezza fa mezza città, forse anche di più di mezza, capito? Allora, però, uno che fa? Uno vede che ci sono nella nave, ci sono tutti, ci sono dunque, ci sono i cuochi, perché soprattutto nave da crociera. Ci sono i marinai, no? C'è l'equipaggio, c'è l'orchestra musicale, ci sono quelli che fanno giocare, ci sono quelli che devono pulire le camere, ci sono quelli che stanno al bar, ai centri, ai punti di ristorazione, ci sono i passeggeri, migliaia di persone, ma c'è uno che è insostituibile, senza del quale la nave è dato di fatto, è un fatto umano. Ma questo fatto umano, come molte volte succede, lo dice von Balthasar, analogia entis, lui diceva, questo fatto umano riguarda anche la Chiesa. Cioè, la Chiesa è organizzata così, ci sono i Christi Fidelis laici, cioè i laici appunto, sono la maggior parte, poi ci sono i preti, sono circa mezzo milione più o meno, ma non ci arrivano in tutto il mondo, i preti tra secolari e regolari, cioè tra diocesani e religiosi. I religiosi sono più dei diocesani a quanto pare, mi è sembrato di capire così, almeno dalle statistiche che conoscevo io. E poi ci sono i vescovi e finalmente i cardinali, in genere non sono più di 200 i cardinali, circa 200. E poi c'è il comandante. Poi c'è il comandante. È interessante questo. E la nave parte solo quando il comandante dice si parte. Vi ricordate Schettino e la nave lì dove è stato? Esatto. Vi ricordate che era a quanto pare fuori di sé? Non so bene, io non entro nel merito perché il processo a quanto pare è ancora in corso, se non ricordo male. Comunque la nave si è incagliata. Per una manovra sbagliata. Sembra che qualcuno avesse detto al comandante, che, a Schettino, che la manovra era sbagliata, ma il comandante era lui. E decide il comandante, lo sapete? Decide il comandante, nessun altro. L'ultima parola ce l'ha il comandante, che è responsabile di migliaia di vite umane nella nave. Non so se capite il bonus Petrino e perché la massoneria
Dopo aver attaccato l'Eucaristia non cambieranno le parole della consacrazione. Dopo aver attaccato il culto mariano, dopo aver detto, prendono di mira finalmente, c'è proprio da dirlo, finalmente il munus petrino. Perché è chiaro che se togli di mezzo il comandante vero e ci piazzi uno che comandante non è, ma fa finta di esserlo, il gioco è fatto. La nave può andare dove vuole e nessuno può dire nulla perché il comandante è lui. Capito? Ecco, allora, la situazione che io descrivo in questo mio libro Chiesa dove va, il titolo lo dice, è proprio indicativa di una domanda seria, anche se sembra provocatoria, ma la domanda è seria perché da 11 anni c'è uno che sta guidando in maniera sbagliata. E quando dico la Chiesa, lui non guida la Chiesa, Bergoglio, questo lo sappiamo, non vuole essere equivocato ed entrare in contraddizione, perché lui non sta guidando la Chiesa, però il cattolicesimo in termini di Geist, come dicono i tedeschi, cioè di spirito, sì. Cioè c'è una responsabilità con cui io stesso faccio i conti. Quando dico che Bergoglio non è il Papa e guida una falsa Chiesa, mi rendo conto. Perché anche se non guida la vera Chiesa, che è quella del piccolo resto, che è quella della minoranza, che è quella che Benedetto XVI e Paolo VI e altri dicevano, tuttavia guida il Geist, il Catholic Geist lo guida, cioè senza dubbio Bergoglio è a capo dello spirito cattolico a livello planetario, non della vera Chiesa, ma diciamo così, della identità, diciamo, di genere. Identità di genere, capito? Quindi è una cosa molto seria. Schettino ha portato la nave alla deriva, alla catastrofe. E Bergoglio sta facendo lo stesso. Chiesa, dove vai? E allora, più che il titolo, nel libro che io ho scritto, secondo me vale il sottotitolo che ho scelto. Sapeste quanto ci ho pensato per scegliere il sottotitolo di questo libro, che secondo me è più importante del titolo stesso. Il sottotitolo che io ho scelto dopo lunga meditazione è Maria, Pietro e lo scontro finale a Roma. Perché se la massoneria, e questa è la cosa seria, è riuscita dove i comunisti non avrebbero mai potuto immaginare di riuscire, cioè a piazzare un loro esponente, un attuatore del progetto massonico di istituzione Chiesa a capo della nave, è fatta. La nave va dove dice lui, la nave va dove dice Bergoglio. Essere i preti sposati, i preti si sposeranno. L'abolizione delle coppie gay, volete la prova? La prova del 9 è che quando c'è stato, lo commentavo mentre ero in viaggio, perché adesso sono rientrato da un giorno e mezzo e da un giorno. Un giorno e mezzo, un giorno, e ho pensato che questo, sono mancato 2 mesi e mezzo da qui, è stata l'assenza più significativa. Cosa volete? Non è mai niente di simile a quello che c'è stato finora. Nel senso che i papi, per esempio, o i vescovi anche, partono in missione, ma mancano poco, poi rientrano perché c'è la diocesi da guidare. Qui invece tocca andare in giro perché è come se fosse una tra virgolette, diocesi diluita tra l'Italia e il mondo. Ed è un po' scoraggiante per il sottoscritto, vi dico la verità. Perché c'è gente che richiede la presenza non in Italia e in Germania, in Europa, ma in tutto il mondo. E con troppa leggerezza quelli che mi dicono attorno, padre parti, padre vai, dovrebbero riflettere una volta ancora di più che io sono solo un povero Cristo, che anche se decide di partire, sa di avere la responsabilità di una, come dire, conduzione che non è una roba semplice. Insomma, se fosse vero. Io voglio avere stasera rispetto dei nemici, va bene? Se fosse vero che io sto guidando il piccolo resto, che non è l'unico, non è l'unico, è quello più rappresentativo. Perché noi non possiamo sapere se in una sperduta isola che ne so io, dell'arcipelago del sud-est asiatico c'è un prete che non conosciamo che ha detto basta, io non celebro con Bergoglio, perché per me il falso papa. Per me quella non è la Chiesa, sono rimasto con Benedetto XVI, noi non possiamo saperlo questo, capito? Dico che a livello rappresentativo è il piccolo resto, ma se fosse vero è un'impresa immane. Comunque, stavo dicendo, appunto, hanno conquistato il trono, allora lo scopo adesso è quello, quindi Bergoglio ottiene quello che vuole.
Adesso io leggevo delle anticipazioni che sono state rese note nell'ultimo libro, non mi riferisco solo al The Life, la vita, questo che è stato tradotto in italiano adesso, ma anche all'altro, mi ricordo il titolo, che l'intervista di un giornalista nel quale Bergoglio è a spada tratta, è a ruota libera. Per esempio, prende di mira Gaisvan, ho letto un'anticipazione dicendo che Gaisvan è stato poco nobile. Bergoglio può dire tutto quello che vuole, perché sa che nessuno lo ferma. Fosse stato un altro non coperto dai potentati mondiali, sarebbe già in carcere, non da ora. Ma lui sa che gode di impunità terrena, naturalmente. E può dire e può fare tutto quello che vuole, perché tanto il comandante è lui. E voi ricordate che, non so se conoscete questo episodio molto triste di quell'aereo tedesco, German Wing, mi pare che si chiamasse la compagnia aerea, in cui c'era il comandante che guidava l'aereo. Il copilota era uno pazzo, depresso, imbottito di psicofarmaci, e voleva farla finita. E ha aspettato che il comandante dicesse al copilota: vado in bagno. Il comandante ha detto: vado in bagno. Il bagno è esterno alla cabina di pilotaggio, forse stanno pensando di farla interna per ragioni di sicurezza, anche alla luce di questo episodio tragico, non drammatico, tragico. Lui, il comandante, è andato e il copilota si è chiuso nella cabina di pilotaggio. Per l'amor di Dio, c'è la registrazione della scatola nera. Apri questa maledetta porta, gli diceva il comandante, perché il copilota ha mandato l'aereo a sfracellarsi contro le rocce delle Alpi. Sono morti tutti. Capito? Sono morti tutti. Ma per poter effettuare quella manovra bisognava che il comandante non fosse in cabina di pilotaggio, perché se c'è il comandante, comanda il comandante. Il comandante, purtroppo per noi, in questo momento è Bergoglio. La pensione Coppie Gay? La pensione Coppie Gay. Non c'è niente da fare. Ma Dio non lo vuole, ma la Bibbia lo vieta, ma è uno scandalo. Ma non per le persone gay che stimiamo, rispettiamo e per le quali preghiamo come preghiamo per tutti gli altri, ma perché la benedizione liturgica o paraliturgica o simile liturgica non è possibile. Ma il comandante ha stabilito che si deve dare e il copilota Tucio esegue gli ordini. Tant'è che quando poi, qualche mese fa, è giunta la notizia di quella coppia di gay uruguaiani, lui 82enne, 83enne, e lui l'altro, il compagno 35enne, un comico, lui l'82enne, un noto comico televisivo uruguaiano, gay, e si è voluto sposare con il compagno e ha chiesto la benedizione del sacerdote. Il sacerdote ha detto: io non so se lo posso fare, ma c'è fiducia supplicans, vabbè, devo chiedere al vescovo. Il vescovo ha detto: io non lo so se lo posso fare. Ma c'è fiducia supplicans, aspetta che chiedo al nunzio apostolico. Il nunzio apostolico: io non lo so se lo posso fare. Ma c'è fiducia supplicans. Il nunzio apostolico chiama a Roma, risposta del comandante. E allora perché l'abbiamo scritta il documento, la dichiarazione? E quindi c'è stata la benedizione. Quindi d'ora innanzi, con lui, e attenzione, con quello che verrà dopo di lui, perché Bergoglio comincia a parlare sempre più direttamente della sua morte. Per me sono segnali mandati alle cellule dormienti di darsi da fare, perché il tempo è tratto. E di nuovo, per la seconda volta, Bergoglio parla della morte, ha rivisto nelle interviste, ha reso noto che ha rivisitato la celebrazione funebre del Papa, e dovrà essere, lui stesso l'ha detto, più schietta la mia, più rapida, più sobria. Quando lui parla della propria morte significa due cose. La prima è un avviso mandato a tutte le cellule massoniche sparse per l'universo mondo della Chiesa Cattolica, dicendo: mi capite? L'altra: io finisco, non pensiate che con me finisce. Finisco io, ma ormai è fatta, cioè loro sono convinti di aver preso. Avete idea? Avete idea? Io vi porto un'immagine, poniamo questo è il mouse. Questa è la mano massonica, ha messo mano così, ma la togliere questa mano, ma la togliere, ma la togliere. Soprattutto se ci sono gli Unacum, se c'è Burke che sorride a Papa Francesco, se c'è Schneider che dice che dobbiamo portare questa croce e dice che noi siamo una setta e via dicendo. La situazione è questa. Quindi noi ci possiamo aspettare da Bergoglio, perché penso che ancora lui non ha finito di portare in avanti altre iniziative da lui e poi da chi viene dopo da lui, di lui, perché questo è certo: il comandante sa a chi affidare il governo della nave,
chiesa, dove vai? Sa a chi affidare il governo della nave? Mica lui se ne va, non penso che se ne andrà morendo, penso che se ne andrà, secondo me, può darsi, non lo so, non lo capisco perché poi lui è molto attaccato al potere, il potere gli dà vita. Oggi discutevo con una persona a me cara, che conosco dall'infanzia, e si parlava di Bergoglio, e io dicevo, vabbè, dai, coraggio, pazienza, c'ha 88 anni a dicembre. Sta per finire, mi diceva, Alessandro, perché ci chiamiamo? E non lo so se finisce, perché tu lo vedi lì? Sì, è provato, è stanco, non lo so come dire, è anche gonfio. Questo fatto di essere così gonfio, boh, comunque è gonfio. Però, nonostante cada con il colpo di vento l'icona del Surrexit, lui è lì, non lo smuove nessuno. C'è l'iceberg, è come il comandante del Titanic, che dice andiamo avanti, rinforzate i motori. Ecco, per voi sta dicendo rinforzate i motori. E la gente sul Titanic non se ne accorge. Maria, Pietro e lo scontro finale a Roma. Chi non lo vuol vedere si arrangi, ma è questo il tempo. Allora, da questo punto di vista è chiaro che quello che doveva essere l'obiettivo, io nel mio libro Chiesa dove vai, il cui prezzo ho abbattuto affinché poteste farlo circolare, 15 euro, un libro di 400 pagine naturalmente, è chiaro che a partire soprattutto dagli anni 60, e direi proprio, io nel mio libro azzardo questa ipotesi, esattamente dal 1960, perché è l'anno in cui la Madonna ha chiesto che venisse rivelato il terzo segreto di Fatima, così vi collegate alle puntate precedenti, la massoneria è lentamente il nemico nero, il nemico invisibile, il nemico nascosto, il nemico più insidioso, è entrato nella Chiesa, è entrato in Vaticano, Padre Pio lo diceva. E quindi andiamo adesso al capitolo di oggi, cioè al paragrafo di oggi, interno ancora al primo capitolo, dal titolo I papi nel mirino. Cominciamo a entrare nello specifico. Quindi, si può considerare come del tutto fondata, miei cari, la convinzione che il 1960 è l'anno scelto dalla Madonna per rivelare il terzo segreto. Perché? Io azzardo questa interpretazione ben fondata, come il mio libro di volta in volta, nelle 400 pagine di questa inchiesta, che non è giornalistica, è teologica, mette in campo. Perché in Vaticano la massoneria ecclesiastica, proprio in quegli anni lì, stava per avviare una strategia di conquista del trono petrino che solo il cielo poteva svelare. Talmente è stato ben organizzato questo piano, senza fretta, nei dettagli, con ogni parsimoniosa volontà di non sbagliare, che se il cielo non avesse rivelato, io vado avanti, per esempio, per quel che mi riguarda, in forza di una rivelazione privata, personale, tutta mia persona, quale non parlo mai, che mi dà garanzia, perché è sottoposta peraltro a discernimento anche, diciamo, di esorcisti, eccetera. Cioè, altrimenti non fai fatica a crederci. E cosa volete? Si può sempre pensare che dire, ci sono quelli che dicono sì, la situazione è grave, però lasciamo fare a Dio. Sono questi, no? La situazione è grave, però lasciamo fare a Dio. Che significa? Lasciar fare a Dio, non è cristiano, questo è inshallah di matrice islamica. Inshallah, sapete che i musulmani dicono inshallah, che significa se Dio vuole lascia fare a Dio, c'è il fatalismo islamico. Io sono palermitano, siciliano di Palermo, se fossi catanese o siracusano un po' meno, ma da palermitano doc, perché palermitano doc sono, so quanto è vera questa forma di fatalismo. A Palermo non esiste il bene comune. Fondamentalmente esiste per via di convenienza, come vorrei dire, territoriale, perché siamo stato italiano, ma per il resto le vie sono abbandonate a se stessi. Cioè, voglio dire, non esiste quello che trovi al nord o al centro-nord, è tutto abbandonato a se stesso. E la burocrazia è bizantineggiante, e ognuno pensa al proprio tornaconto, perché c'è il fatalismo, non c'è il senso del lavorare. Allora, questa idea che molti dicono, vabbè, c'è Bergoglio, ma tu perché ti dai così tanto da fare? Sapete, questa è una delle cose più odiose che mi sento dire. Perché ti dai da tanto da fare? Lascia fare a Dio. Sì, certo, lascia fare a Dio, però ci vuole uno. Cioè, se San Pio V lasciava fare a Dio, oggi saremmo tutti musulmani con la battaglia di Lepanto. Se avessimo lasciato fare a Dio e non ci fosse stato, e San Pio X avesse lasciato fare a Dio, oggi saremmo già in anticipo modernisti. E via dicendo. Cioè,
c'è un protagonismo che niente affatto una forma di superbia cristiana, non è così. Proprio perché sai che è tutto in mano a Dio, e come diceva Santa Giovanna d'Arco, a noi la battaglia, a Dio la vittoria, ci tocca combattere. Il trono Petrino è espugnato o no? Ma come si fa a non farlo capire? A farlo capire? Come si fa a non capirlo dopo 11 anni? È qualcosa che puoi spiegare solo con l'energia Iaplanes della seconda lettera ai Tessalonicesi, un'energia, una potenza d'inganno, perché il trono è espugnato, questa non è più la Chiesa Cattolica, questa direzione è sbagliata perché non è parallela a quella di Cristo, ormai è opposta, la nave ha cambiato direzione e va contro il tragitto, la direzione, la traiettoria stabilita da Gesù Cristo che fino a prova contraria il comandante, lui dà per interposta persona il comando, cioè i vicari di Cristo, e Bergoglio ha detto che non è vicario di Cristo, l'ha detto lui o mi sbaglio? E niente, lascia fare a Dio, ma perché ti devi ammazzare la vita? Non hai visto che fine hai fatto, Dominutella? Basta ora, riposati, mettiti da parte. Capito? Sì, ma se lasciamo fare a Dio, chi deve intervenire? Attenzione, un conto è che le cose si devono realizzare, perché sono profezie che si stanno realizzando. Un'altra cosa è il fatalismo di chi dice a me non importa, io vado a messa, non mi interessa di che papa. In questi giorni ho parlato con una persona che viene dal sud-est asiatico, mi ha colpito molto perché mi ha detto io andavo a messa perché i sacerdoti mi dicevano che non ti devi curare di chi è il papa, l'importante è che tu sia a messa. Dice, ma io a un certo punto ho sentito il disagio, ho sentito l'obiezione di coscienza che non potevo trovarmi lì e poi costa sacrificio. Ecco, perché si deve scendere da quella nave. È evidente. Quelli che fossero scesi prima dal Titanic, prima, non avrebbero conosciuto il dramma che poi hanno conosciuto se fossero scesi prima, capito? Ecco, la situazione. Quindi il ritardo rispetto al fatidico 2013. Perché 1960 è l'inizio della infiltrazione massonica in Vaticano, 2013 è l'anno ufficiale, 2013 è l'anno decisivo, 13 è un numero legato a Fatima, va bene? È 13 e 17, il 13 di ogni mese del 1917. E Suor Lucia muore il 13 febbraio, insomma, ecco, 2013. Quando Bergoglio praticamente viene piazzato sul trono Petrino. È stato causato da il ritardo, perché loro ci hanno provato da tempo, è stato causato da una serie di eventi che, come vedremo, rivelano la provvidenziale mano di Dio per salvare la Chiesa, e questo attraverso Maria. Lo vedremo di volta in volta. Non c'è dubbio che nel frattempo il Concilio Vaticano II è divenuto una ghiotta opportunità. Io sarò sempre tra quelli che, sempre più chiaramente, vanno per difendere Giovanni XXIII con l'esigenza di annunciare il Concilio. E mi è confermato dal livore rabbioso dei tradizionalisti. Uno ha scritto, che seguite quel domino, l'ha scritto nel blog, nel profilo di uno di questi tradizionalisti, che seguite questo Dominutella. Che difende Giovanni XXIII e Paolo VI chiaramente massonici. Questi sono i tradizionalisti. Questi sono i tradizionalisti. Guardatevi bene. Per me Giovanni XXIII ha risposto, spero di non scandalizzare nessuno, a un appello dello Spirito Santo. Era il Papa. Era il Papa. C'era bisogno. Dovevamo continuare ad andare avanti con i ventagli dei faraoni sul capo del Papa? Ditemi voi. Cioè, voglio dire. Il Papa è o non è interprete in quanto comandante della nave, se validamente eletto, del disegno di Dio? C'era un fermento teologico, spirituale che meritava di essere ascoltato. Attaccano von Balthasar, i tradizionalisti, i bacchettoni, dicendo che era un modernista. Sapete perché? Semplicemente perché accanto alla teologia ufficiale di Santo Tommaso d'Aquino si è permesso con Henri de Lubac di ritornare con lo Sus Chrétiennes, sorgenti cristiane, ai padri della Chiesa, riproponendoli. Mi sembra che questo non è un peccato originale. Mi sembra. Un bisogno di un rinnovamento liturgico. Si mettono le mani sui capelli le lefebriani e i tradizionalisti, ma non è forse vero che nel corso dei secoli ci sono state tante riforme liturgiche? Perché quelle erano buone e queste non lo è stata? Non lo è stata perché poi dopo si è infiltrata la massoneria nel campo migliore che aveva a disposizione, che era il concilio, e che più esattamente era l'attuazione del concilio. Vi ricordo, in barba a questi
disgraziati tradizionalisti che, grazie a Dio, Karl Rahner, che avrebbe meritato di essere il primo tra questi nomi di grido a essere fatto cardinale, non è stato fatto cardinale. Henri de Lubac sì, von Balthasar sì, ma Karl Rahner no. Allora io sostengo che il concilio è stata la ghiotta opportunità per orientare i massoni, la dottrina e il dogma della fede verso il relativismo più avanzato, così che l'assalto poi poteva risultare più facile, ma non sapevano che avrebbero dovuto fare i conti, udite bene, con Paolo VI, il povero Paolo VI, che tempi che viviamo tocca niente meno che a Dominutella difendere Paolo VI e l'Apocalisse, e poi con Giovanni Paolo II, che hanno strenuamente, e attenti bene, vi prego di sottolinearlo alla vostra coscienza, strategicamente e tatticamente, scusate. Io vorrei dire, mi arrabbio, ma quando si gioca a dama, che tiri il pallone? Giusto? Studi le mosse! Non so se mi capite. Perché ci sono quelli che dicono, ah, Benedetto XVI, perché non l'ha detto chiaramente? Perché non è venuto fuori? Perché il codice Ratzinger e quelle cose lì? Paolo VI, Giovanni Paolo II, fiori cari, col Papa non dobbiamo essere noi a giudicarlo. Lui sa quello che fa se è il Papa, sa quello che fa. Anche papi mascalzoni a livello morale sapevano come guidare la Chiesa, perché c'è il munus che non prevede che tu sia santo. Se sei santo, meglio ancora. Capito? Prevede che tu sia validamente eletto e che tu sia detentore del munus, non un finto detentore. Gli sforzi sono stati sovrumani, ma in una partita a scacchi. Mi ricordo quando ero giovane, avevo una persona di riferimento molto vicino al mondo mistico che mi diceva sempre: Sandro, devi giocare a scacchi nella tua vita. Perché conosceva il mio carattere, come ero io sempre, sono sempre stato molto impulsivo, no? Molto, molto così immediato. Ma lui diceva, con gli uomini di chiesa che adesso sono al governo, questa persona sapeva che erano massoni già in tempi non sospetti, bisogna giocare la partita a scacchi, mi diceva sempre. E così diceva, è una partita a scacchi, non è una partita di calcio, dove fai il tackle, dove fai il calcio d'angolo, dove vai in picchiata contro l'avversario, in contropiede. La partita di calcio è una cosa. La partita a scacchi è un'altra. I papi hanno dovuto giocare una partita a scacchi, loro hanno mosso una pedina e i papi ne hanno mossa un'altra, lasciando, attendendo per ispirazione divina che fosse il cielo a dettare. Guardate che stiamo dicendo questa sera cose import, su queste si basa l'autenticità del nostro cammino, altrimenti abbiamo sbagliato anche noi. Da Paolo VI in poi i pontefici hanno dovuto condividere il Vaticano con i massoni, con i coinquilini. Vedete che in molte città d'Italia le più importanti ci sono le università e nelle università, cioè nelle città dove ci sono molti poli universitari, poi vicino più o meno, anche qui a Palermo è così, vicino all'università ci sono i palazzi con le abitazioni che mettono a disposizione degli studenti. Ma mica solo un'abitazione, c'è pure chi ce l'ha, ma perché è figlio di un imprenditore, poniamo. Generalmente gli studenti condividono l'abitazione, cioè in uno stesso appartamento, in una stessa casa ci abitano 3-4 studenti, condividono, capito, l'abitazione. Ecco, i papi da Paolo VI in poi hanno condiviso l'abitazione con i massoni. In un condominio tanto abile e filtrante quanto ignoto e nell'ombra, dovendo apparire come attuatori delle riforme del concilio, sempre certo in modo convinto, sto parlando dei papi, eppure con la consapevolezza, come meglio di tutti saprà dire Benedetto XVI, però anche prima di lui Paolo VI, di una stagione caotica e complessa. Si è voluto salvaguardare l'ermeneutica della continuità che i tradizionalisti appunto combattono. È interessante che però in questo si ritrovano a stringere la mano ai modernisti, ai bergogliani, perché i bergogliani non ci credono all'ermeneutica della continuità col concilio. Il concilio non ha parlato di diaconesse, il concilio non ha parlato di benedizione gay, il concilio non ha parlato, sì, ha parlato di reo interreligioso, ma non ha parlato di sincretismo. Ha professato una volta ancora di più, spargendolo, spalmandolo nei documenti, forse era meglio, come dice von Balthasar, a fare un documento specifico che Gesù Cristo è l'unico Salvatore. Ecco,
Però ecco, i tradizionalisti pensano che l'ermeneutica della continuità del XXI è fuori luogo, perché il concilio ha rotto con la tradizione, ritengono i tradizionalisti. Ma oggi lo pensano anche i bergogliani, che ha rotto niente meno che per i bergogliani, oggi si è rotto completamente anche col concilio Vaticano II, perché non puoi aprire a queste riforme in nome del concilio, non rende più questo, capite? Non rende più. Chi è intelligente come il sottoscritto, che ha mille difetti, meno che quello della deficienza e della stupidaggine, si rende conto che non possono chiamare in causa il concilio per ordinare le diaconesse, che non possono chiamare in causa il concilio per annunciare il sincretismo religioso, il calderone delle religioni, perché se andate a guardare il concilio non parla di questo. Capito? Ecco, questo è interessante. Una convivenza, quella dei papi, sofferta, io la definisco martiriale, che fa di questi pontefici del post-concilio degli autentici difensori, pazienti e sofferenti della Chiesa. Come nel film, non mi ricordo come si titolava, in cui l'aereo viene dirottato e il pilota d'aereo con la pistola alla tempia fa pure di tutto per cercare di salvare il salvabile. Ecco, questi sono stati i pontefici. Paolo VI, come ora vedremo, forse ci arriviamo già stasera, subisce un attentato. E Giovanni Paolo I, come sostengono alcuni cardinali alla maniera di Colombo e Biffi, è stato avvelenato. Lo dicono due cardinali del grido di Giovanni Colombo di Milano e Giacomo Biffi di Bologna. È stato assassinato, amabilmente assassinato, senza spargimento di sangue. La massoneria non vuole spargimento di sangue, avvelenamento. Così non sembra, non è la mafia. E Giovanni Paolo II, siccome si è portato su Ortobiano, eccetera, non ci arrivavano, allora gli hanno sparato. E per Benedetto XVI era pronta la stessa salsa. Ditemi voi se c'è un papa del post-concilio che non abbia subito l'affronto. Se fossero stati come i disgraziati tradizionalisti pensano, complici della massoneria, perché Paolo VI avrebbe dovuto subire l'attentato? Scusate, perché avrebbe dovuto parlare di fumo di Satana in Vaticano? Lo vedremo, perché Paolo VI parla e questo dimostra che non era complice, parla di fumo di Satana, non l'avrebbe detto. Scusate, mi pare ragionevole che uno che è d'accordo con le attrazioni massonico-moderniste poi pubblicamente, apertamente parla di fumo di Satana entrato nella Chiesa. Non mi sembra logico, non mi sembra logico. Ecco, è una cosa su cui riflettere molto, una convivenza sofferta. Lo aveva già detto Padre Pio, che sempre più spesso, a partire dalla fine degli anni 50, parlava di massoni giunti alle pantofole del Papa. Sono parole di Padre Pio, annunciando peraltro che Satana sarebbe entrato nella Chiesa, avrebbe costituito una falsa Chiesa. È difficile convincere di questo soprattutto il mondo tradizionalista, come stiamo dicendo, arroccato sull'idea che i papi più recenti sono modernisti. Non c'è verso, non puoi dialogare con loro, i paraocchi come i cavalli. Non c'è verso, non ti ascoltano. Non sei all'altezza. Quando io li sento, è da anni che mi attaccano, no? Io non me l'aspettavo, devo dire la verità, li facevo più onesti e seri, buona parte dei tradizionalisti. Mi aspettavo solo l'attacco dalla frangia, diciamo, bergoglia modernista. Hanno fatto di peggio i tradizionalisti, perché almeno i bergoglia modernisti, siccome temono, mi mandano i giornalisti per dire, no? Diffamano Don Minutella per renderlo innocuo. Invece, per i tradizionalisti, io sono alla maniera di un grossolano e stupidotto, un idiota nazionalpopolare, un masaniello della Chiesa. Non c'è possibilità di. Io non sono alla loro altezza, nonostante abbia due lauree in teologia, me ne intenda un po', abbia un seguito rilevante. Glielo scrivono a uno di questi che mi viene venuto addosso di recente. Gli scrivo: sì, però lui ha carisma, c'ha gente dietro, e qui nel mondo tradizionalista mi sembra che non ce ne siano, non ce ne sono. Trovatemi un carismatico nel mondo tradizionale. Sembra che carisma e tradizione per loro sia una sorta di ingessatura, sono totalmente ingessati. Una cosa preoccupante, guardate. Non c'è possibilità di dialogo con i tradizionalisti. L'ho visto sulla mia pelle, me ne accorgo. E De Mattei, in maniera grossolana, Don Minutella è grossolano, che significa cafone, villano, questo significa grossolano. Io, per l'eminentissimo professor De Mattei, esponente di spicco del mondo tradizionalista, sono un grossolano.
E poi vi risparmio tutte le altre cose che conoscete, cioè non sono all'altezza, è la sindrome che loro hanno da grattacielo, io la chiamo la sindrome da grattacielo, cioè loro sono ai piani alti, mica possono discutere col pianterrista Don Minutella. Quindi non c'è verso, rassegnatevi coi tradizionalisti, forse i bergoiani li potremo convincere, una para, come si dice a Palermo, di una cum, li coinvolgiamo, scordatevi i tradizionalisti. Loro sanno tutto, loro hanno in mano la verità, loro posseggono e detengono la verità. I papi no, i papi no, chi sono i papi? Noi abbiamo la verità. I papi, guardate come li trattano, guardate Radio Spada come tratta i pontefici, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, come sputano di continuo sul piatto del cattolicesimo romano, sui papi. Vicari di Cristo, ma non sono all'altezza neanche i papi, Fidorassi Don Minutella, non sono all'altezza né Wojtyła né Ratzinger. Wojtyła non è all'altezza dei tradizionalisti. Wojtyła era un modernista pacioccone, Benedetto un confuso hegeliano. Ve le siete scordate queste cose? È preoccupante. È difficile, è difficile. Sono arroccati sull'idea che i papi più recenti siano modernisti, ignorando così che hanno piuttosto conservato invece l'integrità della fede, dovendo tenere le mani sul timone della Chiesa, ecco l'immagine iniziale di stasera, in mezzo a grandi prove interne, spesso sconosciute. Io lo so quello, perché non è che vengo a raccontarvi ai microfoni di Radio Domina tutto quello che io affronto. Molte cose si sapranno quando io, diverse cose quando io non ci sarò più, perché non me la sento di raccontare tutto. Figurarsi il Papa, che per amore di Cristo e della Chiesa, capito, fin dove può tenere, tiene, perché ha a cuore la gente. Perché io non celebro pubblicamente? Perché ho paura di finire in carcere? No. E perché? Perché ho a cuore la gente, perché sono pastore. E immagino le famiglie che vengono, no? Ai raduni, perché è sotto gli occhi di tutti, perché dicono dai tradizionalisti bergoiani che viene solo gente anziana, e sono degli stupidi, degli idioti, si gettano fango addosso perché le immagini parlano da sole, sono famiglie, giovani, uomini, donne. Peraltro il livello è vario, c'è la gente semplicissima e c'è la gente professionista e colta. Posso io esporre la gente perché... No, e così capisco i papi che avevano a cuore il popolo santo di Dio per tenerlo, mi capite, salvaguardato di fronte all'attacco massonico. Chi può ancora oggi sapere le reali tensioni dentro il Vaticano? Alcuni studi ne rivelano l'esistenza, come quando si parla di tentativi sovente falliti di circoscrivere la minaccia massonica, che per esempio Giovanni Paolo I, come vedremo, ha pagato con la vita. E chi può individuare ora una eresia pertinace e reiterata in Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI? È piuttosto incredibile che quelli che giudicano i predecessori di Bergoglio poi si fermino dinanzi alla necessità oggettiva della validità canonica dell'elezione. Di quello non ne vogliono discutere. Volentieri discutono. Radio Spada, tutti questi, Viganò, discutono volentieri sulle contraddizioni, secondo loro simili eretiche, di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ma non vogliono discutere sulla possibilità che Bergoglio non sia stato eletto validamente. Abbastanza strano questo. Abbastanza strano. La benedizione di Montini alle riforme conciliari o lo spirito di Assisi, ne parlavo stamattina a Radio Domina, di Giovanni Paolo II e ancora il passato filo modernista di Ratzinger, non riescono a convincere di un'adesione alla cosiddetta setta conciliare, come dice Viganò. Viganò ritiene che loro siano, Wojtyła e Ratzinger, della setta conciliare. La tradizione, fino a prova contraria, da loro, da questi papi del post-concilio, è stata difesa, tutelata. L'ordine morale e la salvaguardia del clero, del sacerdozio, garantita. Il loro amore alla Chiesa è stato fin troppo evidente, ne parleremo quando racconterò di ciascuno di questi pontefici nelle prossime puntate, rimarrete colpiti. Il loro magistero ordinario e straordinario resta fino ad oggi
quello montiniano, wojtyliano e ratzingeriano, cristallino, limpido, del tutto ortodosso, persino profetico, come si vedrà per esempio a proposito della riforma del codice di diritto canonico o della stesura di documenti come la Universi Dominici Gregis e così via. La storia deve ancora approfondire, se non addirittura approcciarsi al lavoro di squadra che insieme Wojtyła e Ratzinger hanno fatto per preparare la Chiesa a resistere all'assalto finale dei massoni. Ormai nella partita a scacchi si era alle mosse finali. Questo Wojtyła e Ratzinger soprattutto l'hanno capito. Occorreva giocare con gli stessi moduli dei nemici. Essi erano già agli inizi degli anni 90, anni 90. E forse ancor prima, in ragione della conoscenza diretta del testo segreto di Fatima, consapevoli di ciò che sarebbe potuto accadere da un momento all'altro, e sono corsi abilmente ai ripari, non ignorando la matrice preternaturale dell'assalto, Satana, come si evince, per esempio, fra tutti, dall'inserzione del numero 675 nel Catechismo del 1992, che parla di prova finale della Chiesa. Soprattutto erano stati come preparati in anticipo. Giovanni Paolo II e Benedetto XVI sono stati preparati in anticipo dal sacrificio di Paolo VI. Guardate, io quando ho scritto questo libro, non so chi di voi l'abbia già letto, avanzato e approfondito, io quando ho scritto di Paolo VI mi sono composto fino alle lacrime. Ero in Austria mentre scrivevo di Paolo VI, mi sono commosso fino alle lacrime quando nel 72, mi pare, Paolo VI, in uno dei suoi appunti personali, quindi non pubblici, scrive più o meno così: lo troveremo. Signore, ti offro la mia vita. Tu vuoi la vita del tuo vicario per il bene della Chiesa? Eccola, te la offro. E non stava male. Sono pronto a morire, non significa sto male. Sono pronto a morire, significa ti offro la mia vita. Se fosse stato affiliato in un appunto personale privato, non avrebbe scritto quello. Non avrebbe scritto quello. E che Giovanni XXIII fosse animato da retta intenzione, lo sa che nel giornale dell'anima, la sera che ha indetto il concilio, se non ricordo male, potrei sbagliarmi, o quando è stato eletto Papa, adesso non mi ricordo, ma credo quella sera del concilio, lui ha scritto a se stesso: adesso devi andare a letto, come farai? Visto che, no, hai questa responsabilità. E lui risponde: andrò tranquillamente a letto, perché ho risposto al disegno di Dio. La buona intenzione. Ma Wojtyła e Ratzinger sono stati preparati dal sacrificio di Paolo VI e soprattutto, questo libro lo approfondisce, dal sacrificio, veramente un martirio, perché è stato assassinato. Abbiamo la prova da una visione di una mistica tedesca che era una teologa, quindi non una qualunque, che ha conosciuto von Balthasar, Suor Erika, che ha visto Giovanni Paolo I assassinato dai massoni. Ecco, vedere i tradizionalisti e gli una cum assaltarli, questi papi, mancando del tutto di rispetto verso la loro santa memoria, non fosse altro che sono stati papi, costituisce uno dei dolori più grandi, perché ritengono che il cosiddetto Papa Francesco sia in continuità con il magistero precedente. Cioè, secondo questa visione Viganian, radiospadista, metteteci tutti questi qui, Bergoglio sarebbe solo, dovrebbero vergognarsi di questo, l'esito dei papi precedenti. Vi rendete conto che visione che hanno? Il mondo tradizionalista e non solo, anche una buona parte del mondo conservatore, guardate Monsieur Boucs, dovrà fare ogni sforzo per riconciliarsi con i papi del post-concilio, sopendo quel risentimento che, se non gestito adeguatamente, può condurre all'oltranzismo sede vacantista, guardate Viganò che fine ha fatto, o sede privazionista, come dimostra appunto la capitolazione di Monsignor Viganò. Si finisce con l'andar via, tornando indietro fino a Pio XII. L'ultimo papa di cui parlano bene questi qui è niente meno Pio XII, morto nel 1958. Domande teologiche serie non meritano risposta, perché loro parlano dall'alto della loro aristocratica santità. Noi, Don Minutella è uno che non merita, è un pagliaccio Don Minutella per loro. Allora Don Minutella, il pagliaccio Don Minutella domanda loro: ma scusate, è l'assistenza dello Spirito Santo che fine ha fatto nei papi validamente eletti? Perché sono stati fino a Benedetto XVI validamente eletti.
Dov'è l'assistenza dello Spirito Santo? Stiamo giocando con i capisaldi della fede? Il blitz massonico in questo modo ottiene anche il risultato di deludere i tradizionalisti, conducendoli a posizioni estremiste non meno dolorose di quelle dei modernisti stessi. Ritenere che i papi siano stati complici della setta conciliare solo perché hanno promosso le migliori aspirazioni dell'Assise Vaticana. Io in questo sono un debitore a vita di von Balthasar, perché mi ha aiutato a capire che il concilio non va rigettato a priori. È un'operazione identica a quella di chi, per esempio, a tutt'oggi dice che von Balthasar ha detto che l'inferno è vuoto. Non portano una sola prova di questo, perché non ce ne sono. Però il mondo tradizionalista liquida von Balthasar come quello che ha detto che l'inferno è vuoto. Quando Bergoglio, nella trasmissione con Fabio Facci, ha detto: per me l'inferno è vuoto, se esiste, subito lo hanno ascritto a von Balthasar i tradizionalisti. Portino le prove. Io ho la mia tesi dottorale dove ho dimostrato che non, neanche una sola volta von Balthasar ha detto che l'inferno è vuoto, non l'ha detto una sola volta, ma non c'è niente da fare, non puoi discutere con loro, capito? Non si può discutere. Io ringrazio von Balthasar perché mi ha aiutato a riconciliarmi col Concilio Vaticano II. Non è tutto da rigettare. Ci sono delle intuizioni, ci sono delle aspirazioni e noi dobbiamo stare, come ve lo raccomando, cari seminaristi. A voi mi rivolgo soprattutto perché vi aspetto un futuro importante. Voi dovete stare sulle spalle come Dani dei giganti. Benedetto XVI, l'ultimo discorso che ha fatto a braccio il 28-26, non mi ricordo la data, febbraio del 2013, già dimessosi ufficialmente, al clero romano ha parlato del Concilio Vaticano II difendendolo. Era il Papa, allora seguiamolo. E a me mi ha colpito per esempio che uno dei temi sensibili era quello del dialogo interreligioso. Quasi profeticamente Ratzinger diceva: è difficile ancora capire come coniugare questa necessità di dialogare con le altre religioni, perché siamo nel villaggio globale, con l'unicità salvifica di Cristo. Quindi onesto, cioè vuole dire, non è che il concilio, non c'è una sola volta che il concilio neghi l'unicità salvifica di Gesù Cristo, anche quando parla di semi positivi nelle altre religioni. Non so, perché è un solo esempio questo. È un solo esempio. Un bisogno di riforma liturgica è di per sé, con tutto il rispetto dei De Febriani, così negativo? No, è stato il post-concilio che, avocando questo assolutismo, capito, riformista, ha negato la messa di sempre. Ma non c'è scritto nel concilio un'abrogazione della messa di sempre. Lì dobbiamo andare, ai documenti del concilio. Ai documenti del dove addirittura di Maria si parla come mediatrice, capito? Cioè, c'è un oltranzismo che i papi stessi hanno dovuto frenare, niente meno. Perché, per esempio, la Mariologia conciliare inserita nel contesto dell'ecclesiologia è veramente interessante, ma non è di questo che voglio parlare, è per dirvi diciamo così, l'impossibilità di dialogare col mondo tradizionalista. I papi hanno sofferto, miei cari. Noi dobbiamo guardare loro, si sono esposti in prima persona, hanno cercato con l'autorità di Pietro che possedevano di tenere salde le fila tra avanguardismo progressista e retroguardismo tradizionalista. La scomunica de Lefebvre è stata comminata non per le sue vedute, vi ricordo che Lefebvre ha firmato il concilio, lo ha firmato il Concilio Vaticano II, quindi non è stato per le sue vedute scomunicato, è stato, come vi ho detto stamattina, per la consacrazione illegittima di quattro vescovi senza l'autorizzazione della Santa Sede. Un atto inevitabile, certamente voluto nelle retrovie degli acerrimi nemici del vescovo francese. L'erezione, la costituzione della commissione Ecclesia Dei, istituita da Giovanni Paolo II con il motu proprio del 2 luglio 1988, dice che aveva il compito, questo è Wojtyła, che loro attaccano, questo è Wojtyła, il compito di collaborare, guardate che bello, con i vescovi, con i dicasteri della Curia Romana e con gli ambienti interessati allo scopo di facilitare la piena comunione ecclesiale dei sacerdoti, seminaristi, comunità o singoli religiosi o religiose finora in vario modo legati alla fraternità fondata da Monsignor Marcel Lefebvre, che desiderano rimanere uniti al successore di Pietro nella Chiesa Cattolica. Splendido! Solo un padre può far quello. Lo nascondono i tradizionalisti, questo sforzo.
è firmato da Giovanni Paolo II, che istituisce la commissione ecclesiale, che l'ha eliminata Bergoglio. Allora come funziona? Quando dicono che Bergoglio è la conseguenza di Giovanni Paolo II, lo devono dimostrare, ma sono dei disgraziati, non si può dialogare con loro, come i farisei, non ci puoi dialogare, si arrabbiano quando gli dici la verità, si arrabbiano più dei bergogliani. È Bergoglio che ha eliminato Ecclesia Dei, che l'ha fondata Giovanni Paolo II, affinché tutti quelli che del mondo lefebvriano volessero rimanere uniti al successore di Pietro nella Chiesa Cattolica, venissero favoriti. Non è meraviglioso? Io penso di sì. È una mano tesa. Con la lettera motu proprio Ecclesiae Unitatem, promulgata il 2 luglio 2009, Benedetto XVI aggiornava la struttura della Pontificia Commissione Ecclesia Dei, quindi anche Benedetto XVI, al fine di adattarla alla nuova situazione creatasi con quel gesto straordinario che ha fatto Ratzinger. Ma non c'è niente da fare, è modernista hegeliano, ma intanto il modernista hegeliano ha tolto la scomunica Lefebvre. Tra le varie opere ha tolto la scomunica ai quattro vescovi consacrati da Lefebvre. Tra le varie opere edite in aria tradizione, sempre stasera concludiamo, quella di Romano Amerio, molto nota, Iota Unum, pubblicata nel 1985, merita una particolare menzione. Dotto e arguto osservatore delle riforme del Concilio, esponente di rilievo del pensiero intransigentista, lo studioso italo-svizzero pone un confronto tra i documenti ufficiali della Chiesa cattolica pubblicati negli anni immediatamente prima del Concilio Vaticano II e quelli pubblicati negli anni successivi. Egli perviene alla conclusione che essi paiono frutto di chiese diverse. In questo modo, però, scrivo io, il pensatore, Romano Amerio, che era un rigoroso neotomista, sconfessa la fatica dei pontefici di un confronto con la modernità e con le sue esigenze. E non scorderò mai una parola luminosa che mi ha dato un sacerdote, che poi è morto, Don Giuseppe. Come? Sì, Don Giuseppe Tagliareni, stavo dicendo, mi sono distratto. Don Giuseppe Tagliareni è morto qualche anno fa, è fondatore di una op piccola opera, diciamo, nel sud della Sicilia, a cui penso sempre. E questo sacerdote, quando venne a trovarmi la prima volta, mi disse: anziano era, ma molto saggio, studioso anche lui, prima medico, poi teologo, esorcista. Mi disse una cosa importantissima, mi disse: tu devi approfondire, Don Minutella, Don Alessandro, le ragioni che hanno spinto Giovanni Paolo II e Benedetto XVI al confronto con la, e parlava anche di Paolo VI, al confronto con la modernità, perché era inevitabile. Il mondo avanzava per la sua strada dopo il conflitto bellico. La Chiesa non poteva disinteressarsi di questo per rimanere a fare incensi, pizzi e merletti, a conteggiare e non so che cosa. Mi fermo qui, capito? Il confronto con la modernità era necessario. Ci sono stati cedimenti, non è per colpa dei papi, è per colpa del coinquilino massonico. Concludiamo. Benedetto XVI riprenderà con coraggio alcune osservazioni critiche dello scrittore Romano Amerio, riproponendole nel proprio magistero. Questo è segno di libertà che i tradizionalisti non hanno. Mai troverai una citazione di Benedetto XVI, non per condannarlo, per asfaltarlo, per distruggerlo. Benedetto XVI dimostra di essere papa, pontefice, padre e uomo libero perché riprende alcune considerazioni di Romano Amerio, segno di un mancato pregiudizio che invece è molto forte nel mondo tradizionalista. D'altra parte, la riflessione puntuale e ben articolata di una erosione dell'autorità petrina non andrebbe attribuita ad altro che al blitz massonico, satanista, capace di erodere appunto l'autorità del Romano Pontefice in modo inavvertito dall'opinione pubblica. Insomma, è del tutto evidente che, come stiamo argomentando a partire dalla fine degli anni 50, quando doveva essere rivelato il terzo segreto, non a caso, il diavolo, mediante i cosiddetti partigiani di Satana, per usare un'espressione di Suor Lucia, è entrato in Vaticano. Il diavolo è entrato in Vaticano e che i papi eletti in questo tempo hanno dovuto conoscere il martirio nascosto di una resistenza oltranzista per non consegnare del tutto la Chiesa nelle mani del nemico, almeno non
fino al momento previsto e attuato da Benedetto XVI nel 2013. Bene, così finisce tutta l'ampia introduzione di queste cinque puntate, perché dalla prossima volta cominciamo a meditare sulle battaglie dei singoli pontefici. Cominceremo con Paolo VI e vedremo che sofferenza quell'uomo lì. Come la massoneria, come sta facendo con me, e io non sono papa. E io non sono, qualche volta mi ci potrei sentire, perché il furore mediatico contro il sottoscritto è analogo a quello usato con i papi. Paolo VI ha subito un furore mediatico straordinario. Il papa amletico, vi ricordate i più grandi di età? Il papa che non è deciso, il papa... invece lui era molto deciso, come vedremo. Ma è stato il primo, in effetti, a dover comprendere che in casa c'era il nemico. La umane vite, un segno preziosissimo di cui i tradizionalisti non parlano mai. Se fossero onesti, dovrebbero dire comunque Paolo VI, almeno sulla morale, no, è modernista. L'ultimo papa è stato. Hanno giocato, è tutta una messa in scena con i pontefici successivi, Giovanni Paolo II. E poi Paolo VI ha parlato del fumo di Satana, la volta prossima lo vedremo. Parleremo dell'attentato il 27 novembre 1970, poco noto, a Paolo VI, non meno clamoroso di quello subito, vi anticipo quello, da Giovanni Paolo II. L'attentatore era un boliviano, non si capisce bene né da dove venisse e soprattutto né perché lo facesse. E si è fatto un processo, ha finto di essere pazzo, questo come Alia già, lo hanno rilasciato, è tornato in America Latina, mi pare in Colombia o in Bolivia, ha vissuto come se nulla fosse, dopo che ha provato ad ammazzare il Papa. Perché lo voleva ammazzare? Chi aveva assoldato questo nemico? Perché lo doveva uccidere? Non sarà perché dalle stanze vaticane era partito il comando di ucciderlo? Perché sapevano, come nessun altro poteva saperlo fuori dalle mura vaticane, che no, da qui non passate? Perché non lo diceva il Papa? Perché Dio gli ha detto di non dirlo. Perché il Papa obbedisce a Dio, non agli uomini. E quando Jean Guiton gli dirà: Santo Padre, ma lei scrivendo l'Umane Vitae perde il consenso degli uomini, e noi non cerchiamo il consenso degli uomini. Cerchiamo il consenso di Dio, la benedizione di Dio. Paolo VI, non toccatelo quel grande pontefice lì, è stato un grande papa. È morto soffrendo l'uccisione di Aldo Moro. Quella voce, mi viene quasi da piangere. Andate ad ascoltare questa sera, nei funerali di Aldo Moro. Signore, noi ti avevamo pregato. Ricordate questa voce così, del Papa nel Getsema, era il Papa, i papi sono stati nel Getsema, anche Wojtyła con quel suo modo così, sì, anche lui, solo che era così, Montanaro, anche lui è stato nel Getsema, i papi sono stati, la Chiesa è nel Getsemani, perché il nemico è Giuda Iscariota, è lì vestito di bianco ora. Ti avevamo pregato, anche ora risuona in noi, Signore, dove sei? Perché ci hai abbandonato, Paolo VI? Si può dire i funerali di Aldo Moro, ma si direbbe che aspettavamo una stagione di primavera, di risveglio della fede, da qualche parte nella Chiesa è entrato, da qualche fessura nella Chiesa è entrato il fumo di Satana. Se come dicono i tradizionalisti Paolo VI era modernista, perché mai avrebbe dovuto dire quello? Recitava, per i tradizionalisti recitava. Faceva finta, vi rendete conto a che livelli siamo con Viganò e tutta questa galassia qui? Ecco, questo libro quindi per me è importantissimo, forse è diventato e diventa il più importante tra quelli scritti. Chiesa, dove vai? Maria, Pietro e lo scontro finale a Roma. Per il prosieguo, naturalmente, ci diamo appuntamento alle prossime puntate. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.